Da lunedì 3 ottobre partirà la nuova stagione televisiva di Rete 8. Il nostro nuovo palinsesto è stato presentato nel corso di una serata spettacolo dal Teatro Marrucino di Chieti ed è andato in onda ieri sera alle ore 21 sul canale 10 del Digitale Terrestre. Da quest'anno Rete 8 si arricchisce di tante novità e del grande sport che approda sulla rete ammiraglia del canale 10. La serata, condotta da Mila Cantagallo, ha visto avvicendarsi sul palco del Marrucino alcuni dei protagonisti dei nuovi o riconfermati programmi televisivi che per la stagione 2022-2023 terranno compagnia agli abruzzesi affiancando l'immancabile offerta giornalistica degli spazi informativi della rassegna stampa e del TG8. A rompere il ghiaccio è stato Carmine Perantuono, direttore di Rete 8, tra le prime 50 televisioni private d'Italia secondo la graduatoria stilata dal Ministero dello Sviluppo Economico. La nostra emittente si trova infatti al 48esimo posto grazie all'informazione che negli ultimi anni è stata potenziata sul web attraverso il sito e i canali social, con quasi 2 milioni di lettori che seguono ogni anno la pagina www.rete8.it. Dal prossimo lunedì il nuovo palinsesto coprirà anche il Molise con numerose trasmissioni di intrattenimento, approfondimento, cultura, teatro, medicina, musica, lavoro, religione, politica, economia, cucina, natura e sport. Un grande sforzo giornalistico ed editoriale che non lascerà scoperto nessun angolo d'Abruzzo e Molise. Dunque, anche quest'anno si rinnova e potenzia l'impegno di Rete 8 che continuerà a portare nelle case dei telespettatori informazione e intrattenimento, spettacolo e approfondimenti dal mattino alla sera, 7 giorni su 7. Riconferme e novità sono state presentate nel corso della serata spettacolo, ideata per raccontarci, ma anche per ringraziare i telespettatori che ogni giorno da 30 anni scelgono la nostra emittente e che anche nei 2 lunghi anni di Covid che ci stiamo faticosamente lasciando alle spalle ci hanno davvero dato la misura del legame che si è creato. Impossibile elencare tutti i protagonisti del nostro nuovo palinsesto, ma una cosa è certa. Rete 8 scommette ancora una volta sul suo pubblico, con la certezza che fra TV, web e social, con programmi realizzati anche in sinergia col quotidiano Il Centro, ciascuno potrà trovare quel che cerca nella nostra ricca offerta televisiva.